cos'è il Civetto Mano? È una missione molto rischiosa. Tu si è conosciuto con Elia. Un'ottima cosa. Una cosa molto importante. Se lo sciamano esiste qui, riusciamo a vedere la luce fuori dal tunnel. Non dal tunnel di divertimento, ma dal tunnel proprio in questa situazione confusa. Ok, avanziamo ancora, ma mi inizia potrebbe servirci in questo caso qui. Se avanziamo ancora, insomma, mettiamo un po' più qua, qui metti formazione al quadrato. Aumentiamo la velocità grinzosa. I nostri uomini sono in fuga, signore. Ma mi pareva ovvio. Se sfondiamo questi, siamo a cavallo. Ok. Qui possiamo avanzare per il bene. Possiamo avanzare per il bene. Una bella manovra a tenaglia, fiera. Oh fuck. No, 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 no. I nostri uomini sono in fuga, signore. Formazione a quadrato tutti quanti. E sfondiamo in fuma sta cavalleria ottomana. Sacrati. Adesso con loro dobbiamo puntare al generale. Se ci riusciremo sarà una buona cosa, anche meno. Non va niente. Tanto una sconfitta può arrivare in qualsiasi momento, non è quello il problema. Ma se riusciamo a resistere, beh, sarà ancora meglio. Gioco con la Dartmouth è che il morale basso dell'unità, già cominci con il morale basso dell'unità, quindi è ovvio che, come dire, mi pare ovvio che non riesci a vincere. Qua a caso muoiono, cioè il morale muore, proprio scende, non riesco a capire, scende a caso poi la... È una fazione comunque emergente, una bella fazione che può fare molto. Però io non ho saputo gestire bene neanche le alleanze commerciali, perché non avrei mai pensato che quasi tutto mezza roba attaccasse me. Ho gestito molto male la situazione, ma tantissimo. Però si impara dagli errori, sembra bene. Se riusciamo a resistere sarà ottimo, ma veramente. Siamo circondando, vai. I nostri uomini sono in fuga, signore. No, non ci credo.
fino al Chieri! Mezzi poi, madonna! Degli arcieri nel 1800! Sì, ma degli arcieri nel 1800! Non mi dite niente, ma non riesco a vedere proprio! Cioè, proprio una cosa passata, no? Ok, dai. Signore! Signore! Stanno attaccando il nostro generale! No. Non è vero. Falso! Niente, presto vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore! E questa volta ha proprio ragione. Quasi. Questa volta abbiamo fatto una vittoria epica. Perfetto. Abbiamo perso solamente la metà delle truppe. Cioè, veramente 1200, sbagliati. Una grande vittoria. Inseguiamomi e sfondiamoli. Avanti. Proud and victorious. Troops, forward! Ottimo, ottimo, ottimissimo proprio. Bene ragazzi, una pace con i turchi. Questo era quello che volevo. Una pace con i turchi. Adesso è importante, molto importante. Sono molto contento di questo. Ok, come con te. Bene così. Perfetto, molto molto bene. Adesso con un esercito attacchiamo i Balcani e chiudiamo la serie perché mi sono rotto i coglioni. Non della serie, nel senso, mi sono rotto di tutti sti problemi. I Benjo mi dichiara guerra. Ok, va bene. Certamente nessun problema, guarda, nessun problema. Va bene, a caso, ovviamente, forse è invidioso, non lo so, che cazzo, cos'è quel colore giallo? Non mi dica è la Spagna, perché se no, cioè, rido male, tanto. No, non mi dica che quella è veramente la Spagna. Spero di no, eh. Comunque è uguale. Se l'è conquistata! Madonna, se ne è mai una... Se ne è sgretolata! In Belgio! Madonna! Sto Benjo maledetto! No. Dietro. No, raga. No. Ragazzi, per me potrei anche chiudere qua. Perché voglio dire, non è che abbia molto da fa.
Mandiamo. No, dopo manderò uno a vedere qua la situazione. Allora ragazzi, per me la serie si è rivelata un fallimento, perché, come dire, cioè sì, abbiamo conquistato i Balcani e abbiamo fatto delle grandi battaglie contro i turchi, contro gli ungheresi e a difendere Atene, questo sì, però dopo tutto questo siamo tornati comunque qui ad avere solamente la Grecia e ad avere dei nemici in più, tra l'altro, che mi attaccano a caso. Quindi per me, la serie può anche finire qua. Se volete che continui, ditemelo sotto nei commenti, e attaccheremo solamente il Belgio e farò pace con gli austriaci, perché non voglio fare altre guerre, non posso, non ho abbastanza tempo, ho troppi problemi, quindi non riuscirò a portare più video. Infatti dopo farò otto universali, che ho portato già il video finale. Dopo questi episodi di Napoleon Totanwo, ditemi se volete che continui questa serie e attaccherò solamente il Belgio e finirà. Poi non so se riuscirò a portare video sempre, quindi ditemi sotto nei commenti se volete che io porti un ultimo episodio contro il Belgio per attaccare e prendere i Balcani, oppure la finiamo qua. Abbiamo fatto delle grandi battaglie, ci siamo divertiti e questo è il risultato, niente, abbiamo più nemici, però in compenso abbiamo un commercio fiorente, soprattutto marittimo. Va bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e niente. Ciao a tutti! Volevi! E invece no! E invece no! E invece no! Ho conquistato i Balcani con questa cavalleria. Come ho fatto? Molto semplice. Mi sono alleato con gli ottomani, siamo diventati amici. E con il suo importante esercito ho conquistato i Balcani e adesso siamo alleati, molto semplice, molto tranquillo. Quindi ragazzi, penso che non sia proprio un completo fallimento questa mia campagna. E niente, sono molto contento di aver conquistato i Balcani in questo modo. Gli ottomani possono tranquillamente attaccare Transilvania e Valacchia che degli austriaci. Va bene ragazzi, quindi adesso il video può finire davvero qua con la conquista dei Balcani in un modo molto tamarro. E niente, grazie per aver visto il video. Ciao ragazzi.